Torino, giugno 1984. È una giornata calda e afosa, quella che due uomini scelgono di passare chiacchierando. Davanti, un vecchio registratore ascolta le loro parole. La storia che vi stiamo per raccontare vede protagonista una delle figure di primo piano del panorama scientifico italiano, Tullio Regge. L'uomo con cui si confronta in quel salotto torinese è Primo Levi. Due personalità apparentemente distanti, ma in realtà molto affini. Originari della stessa città, Regge e Levi sono accomunati da molto di più. Le parole che aleggiano in quella stanza richiamano episodi del passato, i tempi del liceo, la chimica, il latino e la letteratura. Evocano passi della Bibbia, del Talmud e rammentano la lingua ebraica. Ma perché una persona come Tullio Regge, che ha passato tutta la sua vita su libri di fisica, dovrebbe saperne qualcosa di lingua ebraica e Talmud? Raccontare la vita di un personaggio eclettico come Regge non è semplice e certamente 5 minuti non basterebbero, ma vogliamo provarci comunque. Tullio Regge nasce l'11 luglio del 1931 a Torino. Tra i primi libri che riceve vi è La matematica dilettevole e curiosa di Italo Gersi e non è difficile immaginare quale impatto ebbe sulla sua vita. Dopo il liceo si iscrive al Politecnico di Torino. Un giorno l'assistente di fisica, vedendolo disattento, lo chiama alla lavagna per risolvere il calcolo di un integrale. Il fatto curioso è che il nostro Regge, da sempre appassionato di fumetti, per innegare il tempo di quella lezione si è rifugiato in un topolino. Tornando a noi, l'intelligenza di Regge non passa inosservata e poco tempo dopo lo stesso assistente gli consiglia di iscriversi a fisica. Così Tullio, dopo la laurea per i primi tempi, rimarrà nell'istituto come assistente. Ma una persona così brillante non è destinata a rimanere dietro una scrivania ed è così che nel 1954 sbarca su un molo del porto di New York, diretto verso un dottorato di ricerca a Rochester. È proprio qua che conosce la donna con cui passerà il resto della sua vita. Dopo vari spostamenti arriverà anche all'università di Princeton. In questi ambienti si muove a suo agio e vi incontra le personalità più disparate. Durante una festa scatta addirittura una foto con Dalila moglie. Il suo desiderio di conoscere lo porterà a viaggiare, ma rimarrà sempre legato alla sua città natale. Alla fine degli anni 70 gli viene diagnosticata una forma benigna di distrofia muscolare, una malattia che lo costringerà presto in sedia a rotelle. Ciò lo porterà a partecipare alle Paralimpiadi come tedoforo. Negli stessi anni lo scienziato conosce anche Yuval Neeman, fisico di origine ebrea. Da qui una lunga amicizia che avvicina Regge alla lingua e cultura ebraica. Nel 1979 riceve il premio Einstein, al quale ne seguiranno altri ugualmente prestigiosi. Negli anni 80 vari interventi televisivi danno a Regge una certa connotazione politica. È il PCI a convincerlo a candidarsi e, nelle elezioni del 1989, viene eletto al Parlamento europeo. Regge racconterà scherzando che si ritiene fortunato che questa esperienza sia avvenuta dopo la morte del padre, il quale, grande sostenitore di Mussolini, non avrebbe apprezzato. Tullio Regge era estremamente affascinato dalla musica classica. Questa passione fu messa in evidenza in un episodio inedito che lui stesso racconta. Discutendo con il collega Gambarotta, afferma che la musica moderna gli ricorda la sirena di un antifurto e propose, per il programma che stavano organizzando, un pezzo al piano di Ludovico Einaudi, allora sconosciuto. Parlando di fisica, gli studi lo hanno portato a parlare dello spazio-tempo. Lo spazio-tempo è curvo, si ha spesso a che fare con equazioni complesse, che non è possibile risolvere se non per via approssimata. Regge elabora un metodo, noto come calcolo di Regge, che sfrutta le proprietà geometriche dello spazio-tempo, slegando il problema da qualsiasi sistema di coordinate. Si lavora sulla geometria invece che su soluzioni analitiche. Tranquilli, in fondo l'idea non è complicata. Si tratta di semplificare uno spazio curvo. L'unico modo per rendere ciò possibile è quello di approssimare, piastrellando la superficie curva con le facce di una serie di poliedri. Il fatto curioso, però, è come si è giunto a questa conclusione. Un giorno, dal barbiere, guardandosi allo specchio, si accorge della presenza di un secondo specchio alle sue spalle e nota che in entrambi si riflette, in modo alternato, la stessa realtà. Tutto quello che ha costruito e studiato nella sua vita lo ha fatto divertendosi, perché la scienza è sempre gioco, il gioco di capire il mondo. Oggi di Regge ci restano tante testimonianze legate alle sue scoperte scientifiche e alle sue esperienze di vita. E come diceva spesso, la vita è dura, ma va bene così. Chiaramente a un certo punto anche il modello standard avrà dei limiti. Faremo degli esperimenti e scopriremo che non predice bene, dà degli errori, non è compatibile con l'esperimento a un certo punto. Non solo questo non è un disastro, ma è augurabile, perché solo così la scienza va avanti. Solo, come dire, falsificando una teoria precedente, forzando la situazione e forzando la gente a pensarci sopra e a farne una migliore.